Tutti siamo chiamati dal Signore a salvare anime e preparare la sua gloria. L'anima può e deve propagare la gloria di Dio e lavorare per la salute degli uomini, menando una vita cristiana, pregando incessantemente il Signore che venga il suo regno e non ci induca in tentazioni e ci liberi dal male. Questo è quello che dovete fare ancora voi, offrendo tutta voi stessa e continuamente al Signore a questo fine. Cari fratelli e care sorelle di Padre Pio TV, il Signore vi dia pace. Ecco, anche oggi, Padre Pio, nell'augurarci una buona giornata, nel farci crescere continuamente nel tempo di grazia che Dio stesso ci ha donato, ci indica quanto sia importante per la sua vita, per la nostra vita, per la vita di quelle persone che ricevevano le sue lettere spirituali, la salvezza dell'anima. Ma non soltanto la salvezza della propria anima, no? Ma soprattutto la salvezza delle anime in generale. E questo diventa contagioso quando uno percepisce la bellezza della propria anima, la forza della propria salvezza e desidera aiutare nell'opera redentrice di Dio anche per la salvezza delle anime altrui. Ecco, allora Padre Pio invita questa sua figlia spirituale, invita ciascuno di noi a fare attenzione alla salvezza dell'anima propria e quella degli altri. Così scrive San Pio da Pietrelcina. Tutti siamo chiamati dal Signore a salvare anime e preparare la sua gloria. L'anima può e deve propagare la gloria di Dio e lavorare per la salute degli uomini, menando una vita cristiana, pregando incessantemente il Signore che venga il suo regno e non ci induca in tentazione e ci liberi dal male. Questo è quello che dovete fare anche voi, offrendo tutta voi stessa e continuamente al Signore a questo fine. Solo questo dovete fare. La salvezza della vostra anima e quella degli altri. Ecco, quindi Padre Pio ci invita davvero a passare il tempo, a trascorrere il tempo, pensando a questa salvezza dell'anima. Come dire che su questa terra noi dobbiamo cercare di lavorare per vedere, trasferire, vivere concretamente la nostra vita cristiana, la salvezza della nostra anima. E San Paolo, nella lettera Romani, al capitolo 10, i versetti 9 e 10, ci indica quali sono le due piste, le due rotaie su cui far camminare velocemente la nostra anima come una locomotiva, come un treno veloce. E dice San Paolo: se con la bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa professione di fede per avere la salvezza. La salvezza delle anime, della propria e quella altrui, passa attraverso queste due cose. Se con la bocca proclamerai, quindi preghiera, annuncio, offerta, dopo una conoscenza profonda della Sacra Scrittura, un'offerta continua agli altri, e con il cuore crederai, cioè ti fidi di Dio, delle indicazioni che il Signore ti dà, delle opere che ti indica, se queste due cose sono concomitanti, c'è la salvezza dell'anima. La bocca proclama, il cuore crede. Il cuore vive costruendo la carità in ogni azione che si compie, che sia appunto la misericordia, la parola spesa bene per la riconciliazione delle famiglie, oppure un gesto di carità concreta, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati. E con la bocca si annuncia la gloria di Dio, queste due cose rappresentano la salvezza dell'uomo. E allora, dopo 2000 anni, noi siamo qui a discutere su questo, a parlare di questo, perché c'è stata gente che prima di noi ha saputo fare concretamente questo. Padre Pio lo ha vissuto, non soltanto con la bocca proclamava, nell'omelia, nell'annuncio della Santa Messa,
nella parola di Dio, nel momento della consacrazione, quando si fermava a meditare quell'ostia alzata che era il corpo di Cristo, quel sangue innalzato che era il sangue di Cristo, ma poi anche parole evangeliche donate nella confessione, nella guida spirituale, ma soprattutto nel cuore un grande desiderio di carità, con le opere concrete. E l'immagine più bella è la casa sollievo della sofferenza, senza dimenticare i tanti poveri che correvano a chiedere il pane, il cibo nel nostro convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, queste sono le opere, ma abbiamo anche delle figure, come dire, nascoste. Oggi la Chiesa ci offre delle immagini bellissime dei santi Andrea, Kim, Taegon e compagni martiri. In questi compagni martiri ci sono catechisti, padri di famiglia, madri di famiglia, i primi coreani che davvero, andando dietro questo sacerdote, Andrea, Kim Taegon, si sono offerti e hanno rinunciato alla propria vita per spargere il suo proprio sangue, come Cristo, per la salvezza delle anime. Vedete come gente di famiglia, catechisti, sacerdoti, tutta la Chiesa è disposta a fare sul serio, a mettere in pratica quelle parole di San Paolo, nella lettera Romana, al capitolo 10. Se con la bocca proclamerai e con il cuore credi, sarai salvo. Chiediamo l'intercessione di San Pio, di Sant'Andrea, Kim Taegon e i compagni martiri, l'autenticità della nostra vita, capaci di dare tutto per la salvezza della nostra e delle anime altrui. Pace e bene a tutti.